Buongiorno ragazzi, Gianborno, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nello speciale Chiacchiere da VAR, ragazzi, Chiacchiere da VAR. Ieri ci sono state 4 partite delle italiane in Champions League e per fare uno speciale Champions League che mi avete chiesto veramente in tantissimi, ho deciso di portarvi il Chiacchiere da VAR. Attenzione, questa serie si alimenta con i mi piace. Se lasciate tantissimi mi piace qui sotto potrei prendere in considerazione da quando ci sarà il prossimo turno di Champions di farlo anche per la Champions e sia mai farlo anche per l'Europa League misto Champions dal prossimo turno. Detto questo, andiamo subito ad analizzare gli arbitraggi delle 4 italiane in Champions che per quanto mi riguarda è stato veramente imbarazzante. Allora, partiamo da Roma Vittoria Pilsen, la Roma che vince 5-0 con il Vittoria Pilsen, una Roma che per il risultato non ha nulla da recriminare, ma in realtà qualora non fosse finita così diciamo che la Roma sarebbe stata penalizzata e non poco. Infatti Kluivert fa il sombrero a Prochaska, ragazzi, che mentre subisce il sombrero la prende di mano con la mano sinistra mentre il pallone lo supera praticamente. Prochaska, la mano di Prochaska va verso il pallone a braccio largo, quello è calcio di rigore nettissimo, l'arbitro dice che non c'è nulla, in realtà lì il penalty andava assolutamente concesso e non è stato concesso. Nel secondo tempo Limberski fa un contatto con Under, va in contatto con Under, lì ragazzi praticamente Limberski diciamo lisce il pallone e poi travolge Under, fra l'altro il pallone appena toccato resta a disposizione del giocatore turco che avrebbe potuto tirare, andare in porta, anche lì c'è calcio di rigore, l'arbitro dice che non c'è nulla perché ha preso il pallone, in realtà anche questo con la VAR sarebbe stato dato e quindi doppio rigore non dato alla Roma. Infine ragazzi c'è una punizione di Florenzi, pallone a spiovere dentro, Fazio salta, colpisce di testa, rete di Fazio, viene annullata anche questa, in realtà anche qua c'è qualcosa che non va, perché? Perché Fazio era in posizione regolare, in realtà questa era linea, era tenuto in gioco e quindi sarebbe stato gol regolare, annullato, quindi ora a me frega veramente poco visto il momento 5-0, però sarebbe potuto essere un 8-0 tranquillissimo. E tre cose, diciamo tre errori arbitrali di Pavel Rajkowski, ragazzi, al quale diamo 4,5, più mi dispiace ma non posso dare. Passiamo alla Juventus, la Juventus batte 3-0 lo Young Boys, anche qua c'è qualcosa che non va, che va analizzata. Allora innanzitutto Dybala stoppa un pallone in area di rigore, arriva Von Bergen che praticamente prende solo Dybala, lo travolge, l'arbitro dice che non c'è niente, in realtà ragazzi qui è rigore netto, andava dato rigore penalty a favore della Juventus che l'arbitro non vede. L'1-0 della Juventus è regolare, ci sono timide proteste per la posizione di Dybala, ma in realtà c'è Ali Camara che tiene in gioco Dybala e quindi la posizione è regolare. Anche sul 2-0 ci sono delle timide proteste, anche qua la posizione di Dybala è regolare in quanto questa volta c'è Von Bergen a tenerlo in gioco. Infine ragazzi, infine il 3-0, anche questa è una decisione regolare, una decisione corretta del fischietto Karasev. Perché? Perché in realtà Dybala è in posizione di fuorigioco quando il pallone viene dato a Cuadrado, però Dybala praticamente è in fuorigioco passivo, quindi non tocca mai il pallone, non è all'interno dell'azione, nessuno fa un movimento per Dybala, quindi praticamente la posizione di Dybala non va ad inficiare sull'azione, la palla arriva a Cuadrado, poi Dybala si rimette in linea e quando servono questo pallone per Dybala la posizione dell'argentino è in linea, quindi il 3-0 anche è regolare. Abbiamo un errore per quanto mi riguarda, secondo me mi sa che Karasev come si chiamava l'arbitro ragazzi? Non lo so, comunque c'è stata un'espulsione da parte di un giocatore dello Young Boys, non ricordo il nome sinceramente, e praticamente secondo me ragazzi qui era esagerata, vi dico la verità, 2 gialli in 3 minuti, mi sembravano entrambi da quasi giallo a dir la verità, quindi va, mi sembra un po' assurdo ammonire per il primo fallo quasi da giallo e dare il rosso per il secondo giallo quasi da giallo, quindi forse l'arbitro è stato un pochino di manica stretta, se manica larga vuol dire che concede tanto, manica stretta possiamo utilizzarlo per questo. All'arbitro voglio dare 5 perché diciamo che qualcosa sbagliato. Ora sono due gare, Roma Pilsen e Juve Young Boys, che si sono messe in un certo modo perché non avevamo ovviamente bisogno di di essere sfavoriti o favoriti dall'arbitraggio, in quanto poi ragazzi 5-0 e 3-0, però diciamo che poi se andiamo a guardare questi errori un pochino può dar fastidio. PSV Inter ragazzi, se ne è parlato tanto, per me c'è un errore, una cosa giusta, per molti sono due cose giuste, per molti sono due errori, vi vado subito a dire: il gol di Icardi per me è da annullare, cioè con il VAR lo avrebbero annullato, in quanto al momento del tiro di Asamoa il piede, la gamba di Icardi è al di là dell'ultimo difensore. Con il VAR sarebbero andati a vederlo e l'avrebbero annullato, e invece l'arbitro lo ha convalidato. Per questo l'arbitro Matic qualcosa qui ha sbagliato. Per quanto invece riguarda il cartellino rosso chiesto per Handanovic, in realtà ragazzi lì la decisione giallo è corretta. Perché è corretta? Perché è vero che Handanovic esce e prende il pallone con le mani, non esiste, cioè non vi inventate la regola tipo no però da quest'anno hanno tolto la regola che se il portiere prende la palla con le mani, no, se è chiara occasione da gol fuori dall'area la prendi con le mani,
è rosso. Funziona così, ragazzi. Mi ricordo l'anno scorso anche per Sportiello fu così, gli giocatori del rosso per questo. La regola è questa in realtà. Però che cosa succede? Che i difensori dell'Inter stavano riprendendo posizione dietro ad Handanovic. Quindi nel momento in cui Handanovic prende il pallone con la mano, non è l'ultimo uomo, ci sono altri giocatori dietro di lui, quindi non è considerata chiara occasione da gol, e quindi il cartellino giallo per Samir Handanovic, il portiere sloveno, è assolutamente corretta. A Matic comunque diamo 5,5 per non aver visto una gamba, non è gran colpa sua a dir la verità, è di Icardi in fuori gioco. Queste cose con il VAR ovviamente non succederanno più. C'è un errore anche in Napoli-Liverpool, un errore a favore del Napoli, un errore a favore di un'italiana. Infatti al 73esimo Caglione viene lanciato a rete, messo uno contro uno contro Alisson, ha la possibilità di segnare, il guardalino alza la bandierina, l'arbitro dà il fuorigioco. In realtà Caglione era in posizione regolare. Voi direte, ho capito, sì, però è un fuorigioco, però Caglione stava andando a segnare contro Alisson, quindi diciamo che quasi quasi si può quasi parlare di gol annullato, non proprio gol annullato perché il gol non l'ha fatto, e quindi all'arbitro, a Cassai, voglio dare 6 meno perché ancora non possiamo muoverci dicendo che ha annullato un gol che era regolare. Però va detto anche, ragazzi, che questo è un fuorigioco che avrebbe potuto pesare qualora la partita fosse finita 0-0. Questa, ragazzi, era una sorta di chiacchiere da VAR. Vi invito come sempre a lasciare un mio like qui sotto se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto. Vi ringrazio di aver visto questo video. Se vi è piaciuto, mi piace, in caso contrario un dislike. Buon shalalala, fatemi sapere con un commento qua sotto che ne pensate. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.